18 mesi è questo il tempo previsto per realizzare i lavori di completamento del restauro del convento di Santa Maria degli Angeli e che riguarderà per lo più il primo piano. Dopo i precedenti lavori effettuati nel resto della struttura, si fa un ulteriore passo avanti per far sì che l'edificio del XVII secolo, adiacente alla chiesa del XIII secolo, possa accogliere gli uffici della soprintendenza di Caltanissetta. I nuovi lavori iniziati il 21 marzo vengono finanziati attraverso il Fondo Sviluppo e Coesione 2014-2020, Patto per la Sicilia, per un importo di poco più di 1 milione di euro. Si prevede anche la presenza di un ascensore tra i due piani per rendere la struttura maggiormente fruibile. Finalmente oggi hanno avuto inizio i lavori di completamento del restauro. Si tratta di lavori che riguardano il primo piano del convento che con l'intervento di restauro precedente all'interno era rimasto privo di finiture. Quindi con questo nuovo lotto finalmente si avrà la piena funzionalità dell'intero immobile. I lavori precedenti sono stati piuttosto lunghi perché hanno riguardato innanzitutto il consolidamento strutturale dell'intero complesso conventuale, il restauro integrale della chiesa e la restituzione, diciamo, alla fruizione del piano terra, diciamo, delle parti del chiostro ma e di tutte le finiture, diciamo, le superfici esterne. Ma il primo piano era rimasto diciamo, non utilizzabile, quindi questo intervento serve proprio per renderlo fruibile e consentire il trasferimento alla fine dei lavori degli uffici della soprintendenza.